siamo qui a Gusto Cortina con la padrona di casa di Tenute Baron. Buongiorno a tutti, sono presente a Cortina per presentare il nostro prosecco Montello e Colli Asolani della diocesi di Asolo, che è completamente diversa da Valdobbiadene, e la presentiamo qui a Cortina per la prima volta, è la prima volta che partecipiamo a questa manifestazione, e presentiamo il prosecco tranquillo, perché quando si dice prosecco logicamente tutta la gente pensa sia prosecco bollicine, e invece ormai si comincia a riscoprire, ritornare alle origini, proprio come si presentava una volta il prosecco. Lo produciamo, lo coltiviamo nella collina di, proprio di fronte ad Asolo, nel paese di Fonte, e questa collina è sempre stata coltivata a vino prosecco perché forniva le case patrizie di Venezia. Infatti i proprietari prima della nostra famiglia erano veneziani, era tenuta da una contessa veneziana, perciò il vino, diciamo che possiamo chiamarlo il vino dei dogi, perché arrivava da Asolo, proprio era la cantina dei dogi Asolo. Quando hanno cominciato a fare a spumantizzare il prosecco e fare le bollicine, questo è passato in secondo piano, ormai era il fratello minore dimenticato, però nella nostra famiglia l'abbiamo sempre prodotto, perché è un vino leggero che ci sta con tutti i cibi, si può fare un pranzo completo dall'antipasto ai primi, una carne bianca è ottimo con il pesce. Quando l'abbiamo presentato anche qui a Cortina, ho visto che ha incontrato molto il gusto, il piacere anche degli stranieri che sono presenti, delle delegazioni straniere. Oltre a questo prodotto, che sono felice di riscoprire e di riportare sul mercato, produciamo anche le bollicine classiche, la DOCG, sempre preciso Asolo Superiore DOCG, che è completamente diversa, ripeto, da Valdobbiadene, perché il terreno e anche la posizione proprio delle colline, il vento, il sole, dà un gusto diverso. Il vitigno è sempre questo, sempre quello, è Glera. Però la coltivazione è uguale, però è proprio il clima, il vento. Ha un gusto, è più sapido, è più corposo, e dopo dipende da gusti, può piacere o non piacere, perché logicamente uno che è abituato al gusto di Valdobbiadene si trova un abisso con il nostro, però vedo che comincia a presentarsi bene sul mercato. Oltre a questo prosecco produciamo anche un rosé, che ci tengo molto a presentare questo rosé, che è il rosé delle stelle, ed è una cuvée, sono più vini, ed fra cui c'è anche Glera, perché è questo rosé fatto con Glera, Cabernet, svinato in rosa ed è raboso. Ha incontrato bene il gusto, perché il rosé è un vino che sta tornando di moda, però ci deve essere un rosé buono, che era stato un po' accantonato ultimamente, però adesso si sta ripresentando sul mercato, e anche questo qui a Cortina ha incontrato, specialmente per gli aperitivi, per gli antipasti di pesce, il pesce crudo, il salmone, tutte queste cose ha incontrato bene. La manifestazione mi sembra che è riuscita più che bene, il sole e il tempo ci ha aiutato, abbiamo avuto un buon riscontro sia come partecipazione, come clientela, come colleghi, bellissime cantine. Speriamo di rivederci l'anno 21. Grazie a tutti, saluti.